Ciao a tutti Ciao a ragazzi, tutti ragazzi. benvenuti in questo nuovo video. In questa nuova rubrica parleremo di calcio in generale e di fantacalcio e vedremo anche un po' di spunti sulla ripartenza appunto del calcio in Italia. Quindi, partendo con la Coppa Italia, abbiamo i ritorni di semifinale che sono Juve-Milan e Napoli-Inter. Juve-Milan si disputerà, ovviamente allo Juventus Stadium il venerdì 12, Esatto. mentre Napoli-Inter sarà Il sabato 13. 13. La finale invece si disputerà a Roma, in Il teoria, 17, il sì, a Roma il 17. 17. Si giocheranno alle 20:45, Juve-Milan parte dall'1-1 con il rigore segnato da Ronaldo nel finale, il Napoli invece è in vantaggio 1-0, dovrà difendere il risultato in casa. Ecco, Ovviamente, forza Milan. giustamente, lui è milanista e sono juventino, quindi quella partita sarà molto molto accesa. Parliamo invece della Serie A che ripartirà il 20 e il 21 con i recuperi della 25esima giornata. Con precisione 4 squadre, che adesso vi andrò a dire. Avremo il 20 Torino-Parma e Verona-Cagliari, mentre il 21 Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Inter che aveva appunto un calendario molto molto ristretto perché partiva con i recuperi, poi va subito alla Coppa Italia e poi appunto se farà la finale, speriamo di no, Ciao Gian, ciao Gian. ciao Gianni, se farà la finale avrà una partita in più e quindi avrà un calendario molto complicato. Mentre per tutte le altre squadre che sono a pari con le giornate, il 22 ripartiamo con tutte le giornate a pari, si riparte e si giocherà ogni 3 giorni, sempre alla sera più o meno, quindi gli orari saranno 19:30 e 21:45, ci saranno pochissime partite di pomeriggio perché naturalmente si giocherà tutta l'estate e Qua caldo. quindi esatto, non cercheranno di non far schiattare i giocatori nel campo. Quindi niente, tutti aspettiamo il ritorno della Serie A proprio per il fantacalcio. Adesso andremo a illustrare un po' i giocatori migliori su cui ripartire, quali no, e in generale le regole con cui il calcio andrà a riprendere, che influiranno anche il fantacalcio. Per la ripartenza del calcio in Italia la federazione ha un piano. Ci sono tre opzioni. La prima ovviamente è quella della Esatto, ripartenza che tutti normale, ci auguriamo. ok, del campionato. Seconda sono, nel caso non dovesse ripartire, quindi il 20 non si riparte, si faranno appunto playoff e playout, quindi prenderanno le prime 7-8, come succede in Serie B, e così si deciderà chi vince il campionato, chi vince in Champions League e in Europa League. Ovviamente è un metodo più brutto perché va a invalidare una stagione, però per finire il campionato, Ci nel sta. caso non si potesse ripartire, sarebbe l'opzione B. Poi c'è un'opzione C che è la più drastica, diciamo, ed è l'ultima chance. L'opzione C è quella dell'algoritmo, quindi Esatto. diciamo cose matematiche, computer Sì. che decidono loro il futuro appunto della classifica del Non campionato. assegnando però lo Non scudetto, c'è cioè uno nel senso scudetto. stileranno la classifica in modo tale da avere squadre che vanno in Champions League, Europa League e le retrocessioni, ma non ci sarà l'assegnazione dello scudetto. Ovviamente c'è un protocollo da seguire per Esatto. la storia del virus. Ovviamente saranno limitati al minimo i contatti, quindi non ci saranno più strette di mano, abbracci, Esatto. cose tipo non ci saranno più neanche i No. bambini che entreranno con i giocatori. Entreranno in fasi diverse, cioè Sì. E minuti dopo le squadre, proprio per non incontrarsi. anche, dicevano, non so, nelle proteste, comunque quando ci si di solito Sì, e avvicinava anche all'arbitro, so, esultanze, cioè insomma esultanze, un po' tutto tutto. per cercare di limitare solo al gioco, quindi Esatto. scontro di gioco, stop. Altre cose che potrebbero influenzare molto molto il fantacalcio sono che gli stadi sono vuoti, quindi fattore casa, fuori casa fondamentalmente non c'è più, perché è come se giocassi in un campo neutro. Ci sono 5 sostituzioni, 5 sostituzioni che daranno anche pensieri agli amministratori, come me, che dovranno appunto decidere, o comunque a tutti i partecipanti del fantacalcio, decidere se fare aste di riparazione, allungare le rose, aumentare le sostituzioni, proprio perché nel calcio giocato ci saranno 5 sostituzioni, quindi ci sarà molta più possibilità di vedere giocatori prima inesistenti giocare molti più minuti. Le ultime 2 cose su protocolli, eccetera, ovviamente il protocollo è molto rigido e quindi dovrà essere rispettato da tutte le squadre. Nel caso non fosse rispettato da una società, rischia l'estromissione al campionato, quindi sarebbe molto molto grave. E per il fantacalcio, chi sarà positivo, quindi un giocatore che diventa positivo, sarà messo in quarantena per 7 o 14 giorni, devono ancora dire, ma la squadra potrà continuare a giocare e ad allenarsi, però andando in ritiro, quindi non tornando a casa, isolandosi completamente dal mondo. Ok, ora passiamo alla rubrica del fantacalcio. Esatto. Abbiamo stilato due liste, quindi di una formazione ovviamente composta da 11 giocatori, una positiva e una negativa, quindi Esatto. chi ha fatto meglio
fino adesso in tutta la stagione e chi invece ha fatto cagare. Abbiamo scelto un giocatore a testa, quindi abbiamo espresso tutte e due come la ruolo idea. Abbiamo usato il 4-4-2, quindi esatto. 4 difensori, 4 centrocampisti, quindi abbastanza schematico, proprio per dividerci i ruoli. E partiamo dal portiere, vada. Ovviamente in sovraimpressione usciranno le grafiche questo. si spera. Beh, nel caso sarà fatto molto bene, ci saranno le grafiche, usciranno i giocatori detti. Portiere scelto da Davide. Questa è la top. Top 11 partiamo, quindi i migliori per noi, ripetiamo. Siamo basati, cioè, un po' sulle statistiche, o comunque sui gol fatti, eccetera, ma comunque è un'opinione personale, quindi non prendetela come legge incredibile. Partiamo col portiere scelto da Davide. Beh, io ho scelto Szczęsny, che ho al fantacalcio e mi sembra comunque una certezza. È anche un portiere della squadra più forte d'Italia, quindi ci sta. Aspetta, nell'anno scorso, in cui forte d'Italia. Ah beh, quest'anno non si sa. Beh, sì, della campione in carica. Sì. Ecco. Difensori. In difesa abbiamo Theo Hernandez, Acerbi, Bonucci e Gosens. Io ho scelto Acerbi perché è una certezza al fantacalcio in tutti gli anni. Lui lo può dire, cioè due stagioni ce l'hai di filo, giusto? Tre. Cioè è un difensore che ti dà sempre quello che deve e quindi direi che ci sta benissimo nella top. Vabbè, Theo Hernandez ha trascinato il Milan, ha fatto quello che non hanno fatto gli attaccanti. Praticamente quindi è stato un attaccante aggiunto. E comunque anche a difendere se la cava. Molto molto bene. Passiamo al centrocampo, invece abbiamo Rajan Nainggolan, che è tornato al Cagliari, ha fatto molto bene. Tonali, Gomez, il Papu Gomez e Kulusevski. Beh, Kulusevski non era molto conosciuto quando è arrivato, però comunque si è rivelato un grande giocatore. Gomez, certezza già da anni precedenti, esatto. si è riscattato come sempre al meglio. E direi che Kulusevski la conferma è arrivata dall'acquisto della Juve, cioè la Juve l'ha acquistato, direi che non è una squadra a caso, mentre Nainggolan si è riscattato dopo stagioni di un po' alti e bassi, al Cagliari direi che ha fatto molto bene. Tonali, ragazzi, non c'è niente, cioè Tonali e Tonali, non dico che è il nuovo Pirlo, ma siamo lì. Se continua così non direi che non c'è tanto da aggiungere. C'è un ragazzo che non ha neanche 20 anni, o forse 20 anni, e vale 50 milioni. Non c'è più nient'altro da dire. In attacco, due scelte che insomma non sono fantasiose, ma è quello è che sono Ronaldo e Immobile. Quasi obbligate, cioè. Quasi obbligate, direi. Che dire, Ronaldo giocatore più forte del mondo secondo me attualmente in attività, Immobile si conferma bomber assoluto in Serie A, sta ripetendo quello che ha fatto due stagioni fa, esatto, cioè, anche l'anno scorso comunque ha fatto bene, sì, ma non quanto questo, quello sicuramente, però sta facendo molto bene. Partiamo con la flop 11 invece, quindi i peggiori giocatori mai visti quest'anno. Allora, Porta ho scelto io, due ne ho scelti perché secondo me sono i peggiori della Serie A: Audero, anche per colpa della sua squadra, e Paul Lopez, perché lì non è tanto colpa della squadra, ma è veramente un portiere che a me personalmente non piace. Difesa, Fazio, Colley, Koulibaly e Calabria. Qua ci possiamo veramente fare un libro. Vabbè, Calabria. Io parlo di Calabria perché da milanista. Delusione totale. Quest'anno sì, cioè, quando è arrivato comunque sembrava cavarsi. Promettente tutto, comunque. Sì. Promettente, quest'anno proprio ha toccato il fondo, secondo me. Gli auguro il meglio di riprendersi, però. Sì, ragazzi, c'è Calabria, è stato veramente, veramente. Non ci siamo quest'anno. Mi spiace. Io direi Fazio, che non lo scopriamo di certo oggi, almeno tanti lo ritengono forte. Scusate, ma io non la penso assolutamente così. Un saluto a Tias. Un saluto a Tias. Colley, è l'anticalcio, lasciamo perdere. E Koulibaly, insomma, quest'anno c'era un'aspettativa alta che non. Cioè, lui e Manolas doveva essere un po' il muro della Serie A, cosa che si è sgretolata subito alle prime giornate, direi. Uh-huh. Centrocampo, Vecino, Yankto, che sì, e Rabiot. Qua su, che sì. Parto sempre io, che sì, ritenuto top centrocampista da tante persone, secondo me fa. Beh, dillo. No, vabbè, fa. Lo bipperò. Fa pena. Insomma. Che sì, fa pena. Non, tecnicamente. Non riesce a fare un passaggio. Cioè, non è proprio. Non ha visione di gioco. No. Non ha tecnica. Non ha voglia di giocare. Non ha voglia di giocare. È un questo palo, penso che riassuma tutto. Bidone. Yankto, dicevo appunto, stessa storia di Audere e Colley. Quindi squadra che non va. E anche lui, quando è entrato, non ha dato prestazioni di certo buone. Su Rabiot, una parola, nel senso che
l'abbiamo preso, io sono Juventino, quindi non mi piaceva già l'inizio e ha confermato un po' tutti i pensieri di quasi tutti i tifosi che non è all'altezza, credo, della Juventus. Vabbè, fa niente. Buongiorno, buongiorno. Può circolare? E ciao ormai. Passiamo agli attaccanti invece, Balotelli e Quagliarella. Parto io su Quagliarella perché ce l'ho al Fantacalcio, ce l'avevo l'anno scorso mi ha dato una gioia immensa, tantissimi gol, devastante. Quest'anno è lo stesso discorso ed è la Samp, io pensavo che la Samp facesse molto meglio, mi sbagliavo. Mi dispiace anche per Quagliarella, nel senso che è un po' buttato via in quella squadra di quest'anno. Io ho scelto Balotelli perché secondo me è arrivato con tante Aspettative, aspettative, sì, comunque. però alla fine ha deluso e poi vabbè adesso ci sono un po' di vicende tra lui e la squadra, Il la società, presidente, sì. Insomma, così, però boh, non mi ha convinto, sinceramente, mi aspettavo molto di più. Un anche quest'anno Balotelli ha fatto un pochino meglio, pochino, ma sì. ha deluso Si comunque alla aspetta sempre un fine. riscatto, ma... Esatto, non c'è mai quel riscatto. Niente, adesso volevamo fare una considerazione sulle nostre due rose. Esatto, quindi vi faremo qualche nome di flop noi della nostra rosa, certezze che quindi si hanno confermato, scommesse che quindi sono uscite in modo sorprendente e il nostro preferito della rosa a prescindere da tutto. Vedrete anche in grafica le nostre rose, giusto? Forse, Speriamo. speriamo. Partiamo. Parto con i miei flop. Sono Audero e Quagliarella che hanno anche nella flop 11, direi che ho già detto tutto. Romero e Suso. Suso pagato anche tanto, fallimento totale, è andato via, insomma, deluso tantissimo quest'anno. Romero un po' sottotono sicuramente, stagione non da buon difensore quanto vuole, anche perché è stato acquistato da Juve, quindi non è uno così a caso. Flop di Davide. Allora, i miei tre flop sono Caramo, sicuramente perché non si è comportato molto bene con la società, poi comunque Esatto. non è stato di conseguenza utilizzato molto. Scione. Scione ha fatto un grande Sì. precampionato, però dopo è andato un po' calando. Non è che c'era da aspettarsi molto perché per l'età che ha... Beh, comunque è un giocatore dell'Ajax, Sì. Però veniva da una stagione molto buona. Quindi un po' ti ha vabbè, dai. deluso alla Sì, un fine. pochino, ma ci sta. Sì. Magnani l'ho preso un po' come una scommessa, però alla fine non ha giocato tanto e... Insomma, doveva essere un titolare fisso Sì, e alla fine ha esatto. giocato pochissime partite. Passiamo adesso alle certezze, quindi giocatori che già dall'anno scorso ti aspetti, dici, buon, questo farà bene e in effetti ha fatto bene. Partiamo con i miei ancora. Mancini, Caputo, Orsolini. Mancini si è rivelato, come aveva giocato molto bene all'Atalanta, si è rivelato molto bene anche nella Roma. Tra l'altro, giocando anche alcune partite da centrocampista non è niente male. Quindi direi molto bene. Caputo i suoi gol li fa sempre. Orsolini si sta confermando sempre un'ottima fascia. Deve solo migliorare un po' i gol, la quantità di gol, però per il resto è veramente top. Allora, le mie certezze sono Immobile, Acerbi e Gomez. Beh, abbiamo già detto comunque tanto già Sì. prima. Immobile, capocannoniere, o Cosa comunque. c'è da dire di più? Cioè, Vabbè. Acerbi, vabbè, un must in è difesa. un grandissimo difensore. E Gomez. Tira fuori sempre la giocata, insomma. Esatto. Poi scommesse, passiamo adesso alle scommesse, quindi un giocatore che noi prendiamo inizio Fanta, magari anche a pochissimo, e poi, come in questi casi, si rivela veramente una bomba, e quindi quei pochi crediti sono spesi molto molto bene. I miei sono Cistana, Nainggolan e Boga. Ora, Nainggolan non è che parte da scommessa, ma parte da scommessa perché? Perché è nel Cagliari, perché arriva da due stagioni travagliate tra comportamenti, gol non arrivati, mentre nel Cagliari, oltre i gol, ma veramente grandi partite, grandi giocate. Cistana si è rivelato un bel giovane, un difensore veramente talentuoso. E non solo come difensore, ma anche come goleador. Boga, ragazzi, è stata una scoperta. Ha preso pochissimo. Non mi ricordo quanto ha preso. Comunque, poco, ragazzi. Ed è stata una scoperta veramente, veramente molto bella. Per Davide, invece. Le mie scommesse sono state Kulusevski e Ribéry. Vabbè, Kulusevski abbiamo già Sì. detto. Ribéry, vabbè, anche lui per l'età che ha comunque trascinato almeno in Esatto. parte la Anche col Fiorentina. comportamento, nel senso che la Sì, esatto. Fiorentina si è basata praticamente su Ribéry e Poi, ha vabbè, avuto buoni adesso è risultati. infortunato, Sì, ma beh. speriamo che torni Però a presto. livello anche di spogliatoio ha fatto molto molto bene. Infine, il preferito della nostra Vai. rosa, che per me è Boga, per quello che ho detto prima, ragazzi, è stata una stagione fantastica per lui. Per me invece Top. ovviamente Immobile, sempre qua, Come si fa a non scegliere grande Immobile? acquisto, è stato anche un pochino fortunato, ma ci sta. Ci sta.
E quest'anno, vi dico di più, nella nostra lega non credeva nessuno in Immobile. Infatti lui l'ha preso abbastanza facilmente. Non a pochissimo, però comunque non c'è stata tanta battaglia. Ed è stato un acquisto azzeccatissimo, direi. Stonks per Davide. Detto questo, ragazzi, il video è finito. È una rubrica che proveremo a portare anche più avanti, sperando di farlo anche con altri a cui interessa questo argomento, appunto del fantacalcio, del calcio in generale. Vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto, commentate, condividete come al solito. Ci vediamo al prossimo video o su calcio, qualsiasi altro video, ogni lunedì alle 2. Su Instagram ci trovate, il link in descrizione come al solito. Bella, ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao. In Italia abbiamo... cade tutto, cade tutto. Quindi avremo la possibilità di schiare più giù. Olle. Grazie, grazie. Pochi minuti comunque nell'arco della stagione, perché ridi. Così parte la risata. Yeah.